Perché mentre si fa un elenco infinito di tutto ciò che il governo non sta facendo, è stata ridata la risposta nella formulazione che è stata presentata oggi al consigliere Roscini, che questo è stato riportato anche da parte dell'architetto Scarpolini. Ora però abbiamo completato, no, il percorso su questa mozione. C'è qualche ulteriore dichiarazione di voto, perché poi è stata fatta dal consigliere Toni, dal consigliere Scarpetti e dal consigliere Consoli. Ci sta qualche altra dichiarazione di voto? Andiamo a voto. Non c'è dichiarazione di voto. Allora. Scusi Presidente, io soltanto una, visto che è stata presentata dal Partito Democratico, però una considerazione, non me ne voglia l'architetto Scarpolini. Va bene le dichiarazioni tecniche e la vigilanza che si sta facendo, però nel merito alle interpellanze che fanno o non fanno i consiglieri comunali, questo diciamo è il nostro compito. Però non interagiamo con per carità, abbiamo presidente, va bene, riguardo a quello, quindi è discrezione e anzi obbligo dei consiglieri fare le interpellanze, le mozioni, le interrogazioni e quanto previsto dal regolamento. Grazie. Grazie consigliere. Allora, dichiarazione di voto, prego consigliere. Io volevo ribadire quello che ho detto prima, l'interpellanza come contenuto era giusta e infatti all'interpellanza è stato risposto, sia per quanto riguarda il discorso della videoiusione che dei lavori, con una risposta puntuale del tecnico che ha detto la videoiusione siamo in corso di valutazione della solvibilità, i lavori sono lavori di ordinaria amministrazione per cui rientrano nel diritto attuale di chi ha la disponibilità dell'immobile, per cui cioè, il mio punto è questa trasformazione che si è voluta fare in mozione, cioè dare un contenuto politico ad un'attività che era ispettiva iniziale, che era giustamente confezionata come interpellanza, è stato voluto dare un contenuto politico che francamente non ha, perché è incitare l'amministrazione a fare le cose, ma la risposta dell'architetto è quello che ha detto anche il sindaco, che noi le cose le stiamo facendo. Io non è che possa accelerare il tempo della banca che mi dà la risposta circa la solvibilità di questa società, oppure se ho fatto la verifica che sono lavori di ordinaria amministrazione, che ti devo dire, ci tornerò domani, dopodomani, anzi due volte al giorno, perché vedo se non abbiano la cubatura. Quindi questo non si può fare. Però è stata una forzatura trasformare da interpellanza a mozione. Questo è il mio parere. Grazie. Voto consigliere Sicanella, quindi favorevole. Favorevole la mozione, va bene. Portiamo alla sfavorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli alla mozione. 4 voti favorevoli. Voti contrari alla mozione. 9 voti contrari. Nessuno astenuto. Il Consiglio respinge la mozione.